Ciao amici di Italiato Games, di nuovo buongiorno. Stavolta, stamattina, per fortuna i server di Football 2022 sono stati riaperti alle 10 come dovrebbe essere tutte le settimane il giovedì mattina. Tante volte invece ci sono ritardi. Eccoci qui, pronti a vedere tutto. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale, fatelo subito, che qui tutte le notizie sui football vengono pubblicate per prime. Mi raccomando, se volete supportarci più, abbonatevi al canale, mandate un'offerta con il tasto di iscrizione oppure fate i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. Lo ricordo sempre, a voi non costa neppure un centesimo di più e ci supportate davvero, è davvero molto importante. A voi non costa nulla, davvero nulla, ma non costandovi nulla ci aiutate tantissimo. Quindi mi raccomando, se dovete fare acquisti su Amazon, passate per quel link. Se non lo trovate nei commenti, vi lascio il link, ve lo giro subito. Comunque, andiamo a vedere le novità di oggi. Intanto parte la seconda Campaign Special Login Volume 2, altre 100 monete d'oro. Come vi dico sempre, in queste 2 settimane bisogna loggarsi tutti i giorni, se no monete ne perdete. Quindi tutti i giorni 30, 10, 10, 20, 10, 10, 10. Se ne perdete un giorno, vabbè, ci sono quelle da 10, ma almeno arrivate alla quarta dove ce ne sono 20 di monete in regalo, fino al 7 luglio. Oh, eccolo qui, c'è un regalo dell'amministratore. L'accordo al buio è del Bayern Monaco. Andremo a vedere un attimo com'è questo regalo. Si festeggia il rinnovo della partnership per altri 3 anni e andremo a vederlo. Per il momento, ecco, queste sono varie situazioni sistemate. Allora, gli allenatori, tutte cose molto piuttosto secondarie. Eccolo qui, accordo al buio, il regalo è un giocatore del Bayern Monaco. Adesso vediamo tutto con calma, ragazzi, non vi preoccupate, vediamo tutto. Allora, intanto volevo vedere se era cambiato qualcosa qui. Niente, eventi, niente, partita di prova. Qui le squadre sono sempre quelle, c'è ancora anche la Juventus, quindi si diceva che poteva essere che veniva sostituito dal Milan, per ora non è così. Andiamo un po' a vedere qui se c'è qualcosa di nuovo. Eventi, c'è il Championship Open, io devo fare ancora il terzo, non ho avuto ancora il tempo, speriamo di riuscire. La Master Cup e poi c'è il solito Worldwide Clubs, sempre quello, punti minimi 1, punti minimi 3, punti minimi 5, 2000 GP più 1000 punti ESP, 2000 più 1000, 4000 più 1000 se finite la sfida 3 con 1000 ESP per 2. E questo è quanto. Poi usciamo da qui. Andiamo a vedere gli obiettivi settimanali, se c'è qualcosa di nuovo. Gli obiettivi premium sono sempre quelli, 13 giorni, 6 giorni, fra una settimana lo special finisce, vediamo se cosa succederà, se ci saranno delle novità. Andiamo a vedere gli obiettivi settimanali. Eccoli, partite 20 tour, che sono quelli contro l'intelligenza artificiale, ne dovete fare due e avete 1000 punti ESP. Vittorie, una, gol in eventi tour, sempre quello di intelligenza artificiale, eventi sfida, 1000 punti ESP per giocare 2 partite, 20 sfide, 20 sfida, esegui progresso giocatore, esegui aumento di livello su un giocatore. Più o meno anche qui siamo sempre sullo standard e non si schioda Konami dalla reiterazione. Andiamo un po' a vedere se ci sono novità tra i giocatori. Allora, vediamo un po'. Bayer Munchen, eccoli qua. Attenzione, vedo pure. Ecco, no, allora, ecco cos'è. Non è nella rosa squadra, ma è nelle leggende. Praticamente l'unica novità di oggi è il pacchetto leggende con, eccolo qui, Beckenbauer, Lewandowski, Neuer, Kimmich, Elber, Salihamidzic. Queste sono le 3 leggende. Beckenbauer mi piacerebbe tantissimo pescarlo, vi dico la verità. Kimmich pure mi piacerebbe molto. Neuer, Lewandowski no, ce l'ho già. Salihamidzic mi interessa molto meno. Elber mi interessa molto, molto meno. Sané non mi dispiacerebbe. Gnabry non mi dispiacerebbe. Schürrle, Hernandez, Coman, Upamecano, Sabitzer,
Davis, insomma, i giocatori non mancano, Icardi, Sanchez e poi cioè, ci sono tanti altri giocatori. Io ragazzi qui un pochino spacchetto perché Beckenbauer sarebbe il top, ma anche Kimmich mi interesserebbe tanto e anche Neuer mi interesserebbe tanto. Quindi giro un po'. Intanto partiamo dal giro gratis. Eccolo qui. Gratis, andiamo. Tre giri. Coplan. E questo è un giocatore che vado subito a avanti. Ok. Certo, stavo pensando che però anche andare a comprare il pacchetto Bayern non è che sarebbe male. Vabbè, però Beckenbauer mi piacerebbe parecchio. Dai, ci provo 10 giri, vediamo che succede. Non ho pescata mai una leggenda. Possibile che non deve scappare mai. Anche una quindicina di giri. Vediamo. Liga Portogallo. 3 stelle. Quanti giocatori venderò. Sarabia. Pablo Sarabia. No, non mi ci piace. Ancora, via. Ingaggiamo. English League 3 stelle, via un altro. Chi è? Minamino del Liverpool. Vediamo. ESA 73. Un altro giocatore che si venderà. Intanto ho sbloccato un obiettivo, evviva. Andiamo avanti. Dai. Liga spagnola 3 stelle. Iborra del Villarreal. Quanti giocatori da vendere? Che bello, che bello. Andiamo. Liga Portogallo, 3 stelle, dai, e vabbè. Cambierà qualcosa? Paulinho, di Bayern per ora davvero poco. E via, quanti giocatori da vendere, che bello, che bello. Andiamo, sesto giocatore. Oh, zitti un po' che questo potrebbe essere del Bayern 5 stelle, zitti un po', zitti un po'. Chi è, chi è, chi è? Sané? E beh, vabbè, mica mi dispiace. Un ottimo giocatore da livellare bene. Un ESA. Ecco, questa è una bella pescata. Speravo in Kimmich, devo dire la verità, in Neuer, però ecco, Sané ci è piaciuto. Ancora altri 4 giocatori da pescare. Vediamo. Dai, un altro del Bayern, un altro del Bayern, un altro del Bayern. No. Liga Portugal. Maledizione. Maledetta Liga Portugal.
Benfica Portugal, Bayern Monaco. Seferovic, via, anche questo si venderà. Andiamo, ingaggiamo. Oh, bello, bello questo Bayern. 5 stelle. Chi è? Oh, Davis. Bene. Dovrò livellarlo tantissimo, però ci piace Davis. Vediamo. Vincendo niente, eh? Liga spagnola. 3 stelle, ecco. Capue. Mi pare che già l'ho beccato, Capue. E anche lui è un altro che farà con la manina ciao ciao. Dai, andiamo. Niente leggenda. Ligan, 3 stelle. Chi è? Burak. Burak è un giocatore che a togliermi adesso ancora ci penso, perché con Lille mi sono divertito molto nella pre-season con lui, eh? Un giocatore molto interessante. Penso che per il momento non lo vedo. Dai ragazzi, faccio altri 5 giri. Voglio Beckenbauer, lo voglio. Niente, ancora niente. Niente leggende. English League, 3 stelle. Ah. Matic, 3 stelle? E un attimo anche Matic, darmelo via subito. Ci penserò un attimo. Andiamo, ancora. Niente, almeno no Joro Kimmich, dai. Niente. Ligan, 3 stelle. Andre, altro giocatore a Lille. Io giocatori a Lille un attimo li devo considerare. Mi hanno fatto divertire tantissimo nella pre-season. Andre, però Andre non me lo ricordo onestamente. Va bene. Ancora gli ultimi due ragazzi. 20 giocatori possono bastare. Niente. No, gli ultimi due, no, sbagliato. Liga spagnola, 3 stelle. Aia. Barzalico, Atletico Madrid. Quanti ESP farò? Ancora, almeno altri 2 giri, vediamo. Niente. Serie A team, vediamo, 3 stelle. Darmian. No, mi sa che Darmian non rimarrà in squadra.
Ancora. Oh, un giocatore del Bayern Monaco. 5 stelle. Chi è? Upamecano, non mi dispiace affatto. Non mi dispiace. Testimonial ci sarà da livellarlo, ma almeno non devo livellarlo per altre cose che non sia il contropiede. E sta a 75. Wow, ottimo, ottimo Upamecano così. Via, mi sono ringalluzzito, faccio altri 5 giri e poi basta. Niente leggenda. Eredivisie. 3 stelle, 4 stelle, chi è 4 stelle? Un giocatore dell'Ajax che non riconosco. Lisandro Martinez. Ne ho sentito parlare molto bene. Se avete dei giocatori che ho pescato qualcuno che non devo vendere, ditemelo, ditemelo. Ok, altri 4 giri. Andiamo. Niente leggenda, ragazzi. Ligan, 4 stelle, chi è? Maurito Icardi. Pure lui. Mica mi dispiace. Per il contropiede poi potrebbe essere, vediamo un po' come 79, è stato declassato per così dire. Il contropiede c'è 49, però mica mi dispiace. Ok, gli ultimi 3 giri. Liga Spagnola, 3 stelle. Pago al caserma. Quanti giocatori da vendere? Ok, ultimi due. E dai, esci, back, esci. Niente. Meno un altro giocatore del Bayern. No. English League. Alex Telles, 3 stelle, pensavo di più. Dai. Niente. Giocatore del Bayern, però rischiamo. No. Liga Portugal, maledetta Liga Portugal. Balliamo, ragazzi, non fatelo anche voi, io lo faccio anche per intrattenimento, faccio i video, eccetera, eccetera. E poi volevo Beckenbauer, prima o poi dovevo un po' spacchettare qualcosa, un giro me l'hanno regalato, non compro il pacchetto Bayern a questo punto perché ho trovato vari giocatori, dai, facciamo altri 4 giri e basta, dai, proviamoci. Niente. Occhio, 3 stelle, però niente, chi è? Ah, Orsic. Bah.
Questo si vende. Dai. Dai, una leggendina, una. Niente, niente, ragazzi. Meno un giocatore del Bayern, speriamo. Niente. Liga spagnola, 3 stelle. Aurier. Vabbè, mi servono i GP, me li vendo tutti questi almeno. Aurier poi non era malaccio. Devo pensarci, devo riflettere. Ancora, dai. Niente, sembrava una pausa da leggenda, invece niente. Serie A team, almeno 4 stelle, no, 3. Chi è? Radu, mamma mia. No comment. Poveretto, ci ho avuto veramente sfortunato comunque. Ci venderemo anche lui. Divise 3. Vabbè, mi servono i GP, mettiamola così. Classe. Ultimi due giri. Esattamente quello che avrei speso per il pacchetto Bayern Monaco, perché voglio dimostrare una cosa alla fine della fiera. Oh, un giocatore del Bayern, 5 stelle, meno male. Ecco, Goretzka, e beh, Goretzka non ci dispiace. Non è Kimmich, non è Neuer, che volevo molto di più. Ok, e questo è l'ultimo giro. Liga spagnola, ok. 4 stelle, chi è? Carrasco, oh Carrasco però Carrasco. Un CLS molto interessante, solo che dopo i posti in difesa sono pochi. Però Carrasco, 4 stelle. Vabbè, adesso c'ho parecchi giocatori. Ragazzi, ho speso esattamente quello che era per il pacchetto Bayern Monaco. Più uno, perché un giocatore era in regalo. Secondo me conveniva comprare il pacchetto Bayern Monaco, però l'ho voluto fare la prova, anche perché ammetto che non mi sarebbe dispiaciuto pescare Beckenbauer, che però mi rimane un miraggio. Ovviamente adesso compariranno i commenti critici per l'esperimento, ma era da fare l'esperimento, e poi ovviamente compariranno quelli che avranno beccato Beckenbauer al primo giro. Qualcuno dirà la verità, qualcuno si divertirà. Ma a me non mi interessa, io continuo a giocare del mio, però volevo fare questa prova, tanto di monete ce n'è ancora, caro il mio Beckenbauer, non vuoi arrivare, ti ho su PC, magari quando sarà meno caldo tornerò a giocare su PC quando non va in ebollizione. Ragazzi, per il momento è tutto, io adesso devo fare un po' di cernita dei giocatori, me ne venderò tantissimi, se però avete qualcuno da consigliare tra quelli che ho preso e che avrei intenzione di vendere, fatemelo sapere, che sono curioso di avere le vostre considerazioni. Ci vediamo presto per nuovi video, questa volta dedicati alle partite giocate. A presto, e il pacchetto leggende io dopo questa volta lo lascerò sempre lì, girerò solo i giocatori in evidenza e cose simili, perché secondo me
la spesa non vale l'impresa. Ma questa è una mia opinione, voi fate come credete, ma l'esperimento lo dovevo fare. Al prossimo video, ciao!